Matteo Ardecchia vi dà il benvenuto da Ostia Antica. Si stanno per incontrare O'Connell Irish Pub contro Tabor Team, gara valevole per la settima giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Calcio d'angolo battuto, palla dentro sul primo palo, la palla passa sul secondo palo, si fa trovare pronto e attento il giocatore in maglia numero 10 Pacifici, che va a abbracciare il suo mister e realizza la rete dell'1-0. Netti, che va dal suo estremo difensore, che la manda lunga, spizzata, palla controllata da Sesta, punta l'uomo, si gira e calcia, palla all'incrocio, 2-0. Scaglia dietro da Fiorini, che prova ad avanzare lui, palla al piede, cercando di creare superiorità numerica. Fiorini addirittura, è un tiro questo. Moser non si fa sorprendere, nonostante veda l'ultimo sbucare il pallone. Fiorini, calcio d'angolo battuto, la palla passa e c'è la rete, siglata da Tedroli, che si fa trovare pronto al centro dell'area, lasciato solo, senza marcature, e con il piatto spinge in porta il pallone del 2-1. Calcio di punizione, Valentini andrà con il mancino, conclusione direttamente in porta, gran volo di Moser che leva il pallone dal 7, impedendo la Tiber di impattare sul 2-2. Valentini, l'angolo battuto corto, conclusione bassa sul primo palo, dove interviene un pilamento Moser e poi c'è la ribattuta vincente a rete a siglare il 2-2 da parte di Fiorini. Di nuovo partita in parità, 2-2. Recupera un momento Caira, poi va da Pagnanelli, che serve ancora Sesta, solo davanti a Ferretti, lo batte per la seconda volta in giornata, siglando la sua doppietta personale. Di nuovo avanti la squadra padrone di casa, 3-2, che Valentini sul punto ribattuta. Parte Amici, gran botta in destra, ancora una volta, sempre Moser, sempre attento, sempre calcio d'angolo. Annetti che si avvede sull'out di sinistra, però prende il fondo, finta di cross, passa anche su un difensore, poi la mette dentro per Sesta, grandissima azione sull'alto di sinistra da parte di Brandetti, che sta in paio di avversari, aria sul fondo, mette il pallone dentro, Sesta tutto solo nell'area piccola, è libero di battere a rete il gol del 4-2 e la conseguente tripletta personale per lui. Palla fuori, Amici con il destro, al tempo di prendere la mira e sparare, palla all'incrocio, Moser battuto per la terza volta in giornata. Di nuovo partita aperta, 4-3. Pacifico. Brannetti, la dietro da Cubidosa, che prova la conclusione della grande distanza, colpisce la traversa. Pagnanelli, conclusione con il destro, non trattiene Ferretti e Sesta raccoglie la sfera, non trattenuta dall'estremo difensore ospite, deposita in rete il pallone del 5-3. Fiorini allarga, allarga a sinistra, conclusione che viene deviata da un giocatore della squadra di casa, il pallone finisce in porta, un tiro di Fiorini deviato, eccolo il 5-4 che a 3 minuti dalla fine mantiene ancora tutto aperto. Triplice fischio del direttore di gara, finisce qui O'Connell Irish Pub 5, Tiber Team 4.